Buongiorno, ben ritrovati a questa nuova puntata di Face to Face di Simply Beats. Oggi con noi c'è Nunzio Ragno, presidente dell'Associazione Antico, Associazione Nazionale a Tutela del Comparto Oro. Buongiorno Nunzio. Buongiorno a tutti voi. Siamo qui con lui per parlare oggi dell'ingresso dell'Associazione in OAM, in rappresentanza della categoria C. Dell'OM appunto, dopo un iter abbastanza lungo di attesa per questo ingresso, perché insomma è dal 2019 che si attende tra modifiche statutarie e altro lì l'ingresso, finalmente è stata fatta la conta dei rappresentati e siete dentro da marzo. Come sono andati questi primi mesi? Sì, innanzitutto esprimiamo viva soddisfazione per il traguardo raggiunto dopo un po' di tempo. Avremmo dovuto raggiungerlo tempo fa, però come si suol dire, meglio tardi che mai. Esprimiamo viva soddisfazione nel poter essere, come dire, partecipi e partecipanti in questo, nel consesso delle categorie dell'OAM per meglio tutelare le aspettative, le prerogative degli operatori che rappresentiamo il settore orafo. Il comparto dei Compro Oro ha un peso specifico importante all'interno dell'OAM, però come comparto all'interno del Consiglio vota per il 7% e non ha in realtà diritto di voto per l'elezione del board. Come la vivete questa situazione? Beh, diciamo che ne prendiamo atto, non era il massimo di quello che ci si aspettava, però diciamo che è stato fatto, il primo passo è stato fatto per quanto riguarda il riconoscimento della presenza di questa categoria rappresentata dalla nostra associazione presso l'OAM e si vedrà in futuro. Nel senso, ora registriamo un attimo questo successo conseguito e dopo vedremo che cosa accadrà, insomma. Diciamo la strategia dei piccoli passi, una alla volta, e poi ci sarà l'occasione magari di una riforma più generale, visto che anche il Presidente ne ha fatto menzione, dove potrebbe cambiare anche questo assetto. Ma sì, senz'altro, le cose statiche non sono di questo mondo, viviamo tutti su un binario e su uno scenario di evoluzioni, quindi la cosa più importante è stare al passo con le evoluzioni e quindi farsi trovare, come dire, pronti per tutte le stagioni. Quindi senz'altro ci sarà bisogno di una riformulazione normativa, una, come dire, chiamiamola pure svecchiamento o emancipazione, come dir si voglia, però l'importante è che le riforme oggetto di prossimo futuro possano, come dire, contemperare al meglio, come dire, le necessità, le prerogative di chi fa parte di certi consessi. Rimaniamo all'oggi, però, vi aspetterà diciamo, una nuova avventura, perché di fatto siete appena entrati, quindi dovete ancora in qualche modo conoscere l'intero iter dell'OAM. Cosa vi aspettate da qui magari al prossimo triennio? Beh, il nostro atteggiamento attualmente assunto è un atteggiamento molto compliance con quelle che sono gli orientamenti dell'organismo, le prerogative statuite dalla normativa e ciò che si propone di fare. È chiaro che ora bisognerà che l'organismo tenga conto anche di una nuova categoria che viene rappresentata nel proprio seno, tra i partecipanti, e quindi dare luogo anche a forme di collaborazione che noi auspichiamo, che possano andare nella direzione giusta e quindi servire effettivamente al mercato, servire effettivamente agli operatori e quindi mitigare quelli che sono gli impatti che possono rallentare o nuocere l'operatività di chi noi rappresentiamo. Vogliamo raccontare quali possono essere alcune delle esigenze principali del comparto e quali magari possono essere anche
portate Noam o per risolverle o per dargli magari maggior voce? Beh, senz'altro. Partiamo dalla, come dire, dalla messa a disposizione nel nostro bagaglio culturale e di ciò che svolgiamo oggigiorno a favore degli operatori per consentire all'OAM di avviare delle forme di collaborazione quando anche si ritenga opportuno per utilizzare o usufruire di quello che è il nostro bagaglio proprio conoscitivo dello sviluppo di queste attività di operatori che rappresentiamo, sempre nell'ordine di un miglioramento del decreto legislativo 92 del 2017, che è la legge istitutiva, e che regolamenta la disciplina degli operatori in oro dediti alla compravendita degli oggetti preziosi usati. Oggi c'è però qualche tema caldissimo che va risolto in tempi brevi e che la categoria lo vede proprio come un'esigenza immediata? Beh, certamente chiarezza normativa dal punto di vista proprio tecnico-funzionale, ci sono molti gap e lacune nella normativa, non lo dice Antico, lo dice il Comitato di Sicurezza Finanziaria, lo dice l'ABI, lo dice la UIF di Banca d'Italia, lo dicono istituzioni primarie, e quindi va, come dire, attenzionato meglio il fattore degli obblighi che ricadono sugli operatori. Va data agli operatori più consapevolezza dei propri obblighi. Quindi si suol dire che quando c'è una sanzione deve corrispondere anche a una parte formativa. Quindi noi potremmo dire che sarebbe opportuno come dire, un percorso formativo della categoria per meglio digerire o temperare alle disposizioni di legge. Una sorta di formazione obbligatoria, come per la maggior parte delle categorie professionali. Beh, sì, una formazione che dia la possibilità agli operatori di avere contezza di quello che fanno, fin dove lo fanno e come lo possono fare o non lo possono fare, in modo tale da poter contenere meglio quelle sanzioni che molto spesso vengono sollevate dagli agenti verificatori in sede di controlli. E poi c'è un problema contingente che non possiamo sottacere, che è il problema dei conti correnti bancari, perché questa categoria di soggetti, essendo stata posta nell'elenco della categoria ad alto rischio di riciclaggio, viene un po', come dire, tradita dal punto di vista del riconoscimento di servizi bancari e finanziari, tant'è che molte banche stanno adoperando la politica della chiusura dei conti o il diniego dell'apertura dei conti correnti, in assenza dei quali, obtorto collo, nonostante ci sia una normativa che disciplini l'operatività e ne obblighi all'apertura di un conto corrente, non vede la possibilità di essere esercitata o vede la contingenza di essere chiusa in tronco. Quindi questa è una situazione a cui va posto assoluto rimedio e anche molto in fretta. L'ingresso in OAM è stato un po' una rivoluzione, ma colpirà anche l'associazione? E se sì, come cambierà nel caso l'associazione? Beh, l'associazione cambierà senz'altro in corrispondenza a quelli che sono gli obiettivi che si potrà prefissare di accordo comune, collaborazione comune con l'organismo, in modo tale da potersi dotare di più strumenti e più omogenea elasticità di gestione per poter far fronte a queste sfide del futuro che ci appartengono alla nostra, fanno parte della nostra passione. E che poi dopo serve senz'altro per aiutare, coadiuvare gli operatori ad operare al meglio, lasciando che le normative facciano il loro corso, ma che abbia anche il giusto spazio, il legittimo perseguimento del profitto che ogni operatore ambisce di fare. Bene, allora io ringrazio Nunzio Ragno, Grazie a voi. ci rivedremo magari alla fine dell'anno per vedere un po' l'evoluzione e raccontarci com'è andato. Volentieri e grazie a voi. Buon lavoro. A presto!